Ciao ragazzi, ben ritrovati con il Motorola Moto G. È passato un po' di tempo dall'uscita sul mercato, ma il Moto G continua ad essere uno dei dispositivi più di successo della casa della M Alata e continua a godere di un ottimo supporto software. Il Moto G infatti vanta l'ultimissima versione 4.4.4 di Android, aggiornato in tempi rapidissimi e con molta probabilità riceverà anche l'aggiornamento alla futura versione L nel prossimo autunno. Ma oggi non è di Motorola e del suo firmware che voglio parlarvi, bensì voglio riprendere il discorso, che vi invito ad andare a leggere e a vedere, iniziato qualche tempo fa riguardo la personalizzazione in Android e i contributi da parte della community. Il Moto G è un device dalla triplice anima: l'ottimo supporto da parte di Motorola sul firmware ufficiale, il buon supporto da parte di Google con il progetto Play Edition, nonché il fantastico supporto da parte di modder e sviluppatori da tutto il mondo. Esso infatti è uno dei pochi dispositivi di fascia media ad avere a disposizione porting ufficiali delle più famose mod, come la Cyanogen Mod, la Paranoid Android, la Slimcat e così via. Operazione fondamentale prima di flashare, cioè installare, uno dei qualsiasi firmware personalizzati a disposizione è quella di sbloccare il bootloader. Ed il fatto che Motorola stessa fornisca una procedura ufficiale e veramente semplice ha decisamente favorito il proliferarsi dei tanti progetti custom da parte degli sviluppatori indipendenti. Tutto a vantaggio del Moto G stesso. Questa procedura purtroppo, anche se reversibile, invalida la garanzia da parte di Motorola, come ci viene del resto ricordato ad ogni riavvio del dispositivo, e questa è forse l'unica vera critica che mi sento di muovere contro l'ottimo lavoro svolto dalla casa statunitense. Poiché ho avuto qualche problema con l'ultima versione ad oggi disponibile della Cyanogen Mod, che deve essere ancora un pochino affinata e comunque è ancora ferma alla versione 4.4.2 di Android, ho provato a sostituirla con una nuova mod, basata sulla OSP e comprendente comunque tutte le peculiarità della Cyanogen, la cinese Moki, sperando sia questa la pronuncia. La Moki 4.4.4, oltre ad essere basata appunto su Android 4.4.4 KitKat, offre tutta una serie di personalizzazioni che vanno ad ampliare le già tante migliorie fornite da Cyanogen e che andremo a vedere fra poco. La prima caratteristica, per me fantastica, è la possibilità di uscire dalla modalità standby tramite doppio tap sul display. Sarà poi possibile anche ribloccare il display con lo stesso gesto. Veramente comodo. La cosa interessante è che viene sfruttato il sensore di prossimità per capire se il telefono è o meno in tasca, in modo da prevenire sblocchi accidentali, come potete vedere. Ma passiamo alla home. L'interfaccia è gestita da un launcher creato dal team che ha sviluppato la ROM stessa e riprende il Google Now Launcher, quindi con schermate con icone widget con la possibilità di aggiungere nuove pagine per organizzare i nostri collegamenti preferiti come più desideriamo. Tenendo poi premuto a lungo con il dito, ci viene mostrato il pannello di configurazione, dal quale sarà possibile impostare la pagina principale, e trascinando la schermata verso l'alto accedere a tutta una serie di opzioni. Cambiare sfondo, aggiungere widget, selezionare il tema, tutte operazioni a portata di tap. Inoltre sarà possibile decidere se visualizzare o meno la ricerca di Google, di aggiungere un pannello laterale con Google Now, oppure altri pannelli, nonché sarà possibile impostare degli effetti di scorrimento tra le varie home. Oltre a tutta un'altra serie di impostazioni per quanto riguarda icone, etichette, dimensione della griglia e così via. Lo stesso vale anche per l'app drawer. Avremo poi la possibilità di decidere la dimensione dell'icone all'interno di tutta l'interfaccia e di proteggere l'esecuzione di alcune app. La selezione degli sfondi è quella classica di KitKat, come anche la scelta dei vari widget. Infine la gestione dei temi, su cui tornerò fra poco. Perfetto. La barra di stato è uno dei punti in cui è possibile intervenire in modo, per così dire, più massiccio rispetto a quanto possibile in Android stock.
Tanto per cominciare, facendo scorrere il dito da un qualsiasi punto verrà mostrata la classica tendina delle notifiche, ma facendo scorrere il dito dall'estremo, destro o sinistro a scelta, saranno mostrati direttamente i toggle rapidi per le impostazioni, chiaramente personalizzabili anch'essi come vedremo fra poco. Risulterà evidente perciò che tutto quello che vediamo sullo schermo può essere personalizzato. Sfondi, icone, caratteri, barre di stato di navigazione e così via, senza dimenticarci degli stili di visualizzazione. Ma è nelle impostazioni che dovremo recarci per scovare tutte le chicche messe a disposizione dalla mod. La disposizione è quella classica di Android. Andiamo quindi pian piano a scovare tutto quello che è possibile fare. La sezione connettività e reti non ha voce particolare rispetto alla OSP, se non il fatto che possiamo vedere che questo porting della MQI 4.4.4 è un firmware globale per il Moto G, di infatti supporta anche il modello LTE nonché quello Dual SIM. È nella sezione personalizzazione in cui si trovano molte delle modifiche apportate dagli sviluppatori e su cui arriveremo fra poco. Prima volevo però mostrarvi qualche chicca inserita qui e lì nelle restanti voci presenti. In audio, ad esempio, possiamo vedere la possibilità di configurare a piacimento la tipologia di visualizzazione del pannellino per la regolazione dei volumi, normale, espandibile o già esteso. Troviamo poi l'implementazione delle ore di quiete, in pratica sarà possibile far disattivare notifiche e suoni in una determinata fascia oraria. Abbiamo quindi un DSP Manager, cioè avremo la possibilità di configurare a piacere l'equalizzazione audio in tutte le varie uscite del device, le cuffie, gli speaker, il Bluetooth e così via. Ci sarà possibile far avviare il lettore musicale all'inserimento delle cuffie e tutta un'altra serie di opzioni per andare a customizzare l'esperienza audio a nostro piacimento, come anche la possibilità di disattivare il suono dell'otturatore della camera o la possibilità di eseguire un suono quando il device viene collegato o scollegato dalla presa di corrente. Nella voce display troviamo qualche opzione in più, come la possibilità di decidere in quale direzione abilitare o meno la rotazione del display appunto, o l'inutile a mio avviso possibilità di scegliere l'animazione di visualizzazione delle liste. Vi faccio vedere qualche esempio. Troviamo poi l'utile impostazione per l'ingrandimento dello schermo. Verrà sfruttata infatti l'opzione Full Screen KitKat, facendo nascondere le barre di stato e di navigazione da qualsiasi schermata, e poi con lo swipe dei bordi, alto e basso, farle riapparire. Utile per sfruttare appieno tutto il display. Troviamo qui l'opzione per l'attivazione dello schermo con il doppio tap che vi ho mostrato all'inizio video, nonché la configurazione dell'animazione dello spegnimento ed infine la calibrazione dei colori a nostro piacimento. Nella voce bottoni troviamo la possibilità di personalizzare il funzionamento di tutti i tasti del device, fisici o virtuali che siano, come ad esempio il tasto accensione e spegnimento con il relativo menu associato alla sua pressione, da cui sarà possibile aggiungere o togliere le voci che più desideriamo. Potremo poi impostare la grandezza della barra di navigazione, nonché la disposizione dei tasti in essa presenti. Ancora, ci sarà possibile configurare la pressione lunga sul tasto Home, che oltre ad avviare Google Now, potrà permettere l'esecuzione di altre due applicazioni. Altra opzione interessante è la possibilità di aggiungere due frecce, una a destra e l'altra a sinistra, sulla barra dei comandi quando viene mostrata la tastiera, in modo da facilitare la ricerca di caratteri eventualmente digitati in modo scorretto. Abbiamo poi la configurazione dei tasti volume. Nella voce storage non troviamo nulla di particolare, mentre in batteria abbiamo una delle peculiarità di questa mod, un interessante ottimizzatore dei consumi. Sarà possibile infatti limitare il processore, disattivare il GPS e la connessione ad internet tramite rete mobile quando il display è spento e così via, nonché andare ad agire in modo più profondo sui processi attivi. Entro nel menu applicazioni per mostrarvi le poche applicazioni che vengono preinstallate nella ROM e che io ho praticamente tutte disabilitate poiché utilizzo quelle di Google. Vi sono alcune app in cinese che troverete preinstallate ma che possono essere tutte disinstallate senza problemi.
nella sezione personale abbiamo i profili, i quali ci permettono di configurare il telefono in modo da attivare o disattivare wifi, gps, connettività varie e quant'altro all'occorrenza. Potete vederli un po' come i vecchi profili Symbian, ma potenziati. Nel menu Security, invece, troviamo la possibilità di limitare l'invio degli SMS in modo da evitare addebiti inaspettati, nonché tutte le altre tradizionali voci di KitKat. In Privacy, invece, c'è qualche altra opzione più interessante, come la possibilità di abilitare e disabilitare la richiesta di accesso ai vari sensori per ogni app, una blacklist per i numeri che desideriamo bloccare, nonché la possibilità di filtrare le notifiche. Tutti gli altri menu, come lingua, backup, gli account e la gran parte delle voci della sezione sistema, non hanno aggiunte rispetto all'OSP. Interessante, invece, è la voce per gli sviluppatori, in cui sono presenti più opzioni, come ad esempio la gestione del root, e troviamo anche la possibilità di scegliere quale runtime utilizzare per l'esecuzione delle app, la Dalvik o Art. Parlando di root, abbiamo una voce apposita per la gestione del superutente. In Performance, invece, avremo la possibilità di andare a settare tutta una serie di parametri per gestire il profilo in uso, i valori del processore, scheduler, I/O, gestione della memoria e quant'altro. Occhio a non fare danni. Mockey Center è infine il punto nevralgico in cui andare a gestire gli extras, nonché il firmware stesso, con la possibilità di ricevere gli aggiornamenti via OTA, aggiornamenti che hanno una cadenza settimanale per le versioni più stabili o giornalieri per le versioni nightly e così via. Qui abbiamo anche tutta una serie di link per il supporto, forum, wiki e tutte informazioni relative a questo firmware. Torniamo alla sezione personalizzazione, in cui sarà possibile impostare a piacimento ogni area dello smartphone. Dalla lock screen con tutte le opzioni del caso, ai temi, che sono scaricabili dal Play Store e che non solo cambiano icone, sfondi e caratteri, ma anche l'animazione all'avvio del telefono, gli stili, i suoni, le animazioni e così via. E ovviamente sarà possibile mischiare pezzi dei vari temi, a nostro piacimento. Per quanto riguarda la barra di stato, potremo sbizzarrirci parecchio. Dalla disposizione dell'orologio, a destra, al centro, nascosto, la percentuale della batteria, la velocità di connessione di rete, mostrare o meno l'operatore di rete, gestire poi la luminosità dello schermo facendo scorrere il dito sulla barra stessa. Potremo mostrare il contatore delle notifiche e potremo infine permettere lo spegnimento del display con un doppio tap su questa barra. Smart Control contiene tre personalizzazioni interessanti. La prima è l'Active Display, implementazione simile a quella del fratellone, il Moto X. A display spento, quando ci arriverà una notifica, apparirà un'icona che ci mostrerà che cosa sta accadendo, come ad esempio all'arrivo di un messaggio di chat. Abbiamo l'ora, la data, la possibilità di interagire con la notifica. Il display del Moto G purtroppo non è un AMOLED, quindi questa funzionalità consumerà un pochino di batteria. Ma andando ad agire con saggezza sui vari parametri presenti, sarà possibile rendere poco esosa e davvero utile questa funzione. Le notifiche sulla lock screen sono un'implementazione di quanto arriverà in Android L, cioè la possibilità di avere già sul blocco schermo un'anteprima delle notifiche perse e di interagire con esse per avviare direttamente l'app correlata. La barra dei collegamenti, infine, non è nient'altro che una piccola barra che appare nel menu del multitasking e che permette di avere delle app rapide aggiuntive. Nel pannello delle notifiche possiamo andare a personalizzare il comportamento dei collegamenti della barra di stato, quindi di personalizzare i toggle rapidi aggiungendo o rimuovendone e gestire in generale ogni possibile interazione con questa barra. Altra caratteristica interessante sono le Heads Up Notification, cioè la possibilità di far apparire un fumetto in sovraimpressione con cui interagire con le notifiche in arrivo. Anche questa è una caratteristica che arriverà in futuro con Android L.
Infine, sarà possibile mostrare, anche nella barra delle notifiche, le icone rapide presenti in quella dei toggle. La ROM è fluida, non ci sono problemi particolari. L'unica cosa che al momento non funziona, ma è in via di risoluzione, è la fotocamera posteriore che non scatta foto, mentre quella frontale funziona, ma già flashando un kernel sperimentale la situazione si risolve. Quindi aspettiamo futuri aggiornamenti che andranno sicuramente a superare questo piccolo ostacolo. Ogni tanto, utilizzando il device con la modalità di risparmio, si hanno dei rallentamenti dovuti probabilmente al non riattivamento del processore alla massima potenza nelle fasi di carico. Niente che un riavvio non risolva e che sicuramente verrà anch'esso risolto in futuri update. Altra cosa che non vi avevo accennato è la possibilità di tenere le app bloccate in memoria in modo che esse non vengano chiuse, e avremo anche la possibilità di utilizzare due app in contemporanea, in stile serie Galaxy di Samsung per capirci, anche se su un 4.5 pollici a mio avviso non è proprio il massimo. Una cosa interessante della modalità risparmio energetico è che effettivamente permette di allungare di molto la durata della batteria. Con il mio uso, non particolarmente pesante, sono riuscito ad allungare la mia lontananza dalla presa elettrica di circa 10-15 ore aggiuntive rispetto a quanto riuscivo ad ottenere con i firmware di Motorola e quello di Google. Che dire, al momento il firmware non è stabile con i due appena citati ovviamente, ma sicuramente ha già un'ottima base e non può che migliorare nei prossimi mesi. Sempre in attesa del rilascio di Android L da parte di Google e la risposta di Motorola. In qual caso essa non arrivi, sicuramente le basi per una longeva vita per questo dispositivo ci sono tutte. Bene, mi fermo qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, un commento ed iscrivetevi al canale. E noi ci sentiamo presto. Ciao!